Ed eccoci qua, amici di meraweb.it. Appunto, questa mattina si sta svolgendo all'interno di Piazza Duomo, ma anche nel lato laterale, come vedete appunto dalle immagini che scorreremo durante il video, vicino proprio sotto, anzi le finestre della Camera Picta, il corteo organizzato dal Comitato Mare Nostrum per protestare appunto contro quello che sta accadendo nella nostra zona industriale. Ricordiamo che appunto vogliono trasformare quelle che sono le nostre spiagge, le nostre coste, le nostre bellezze in luoghi comunque dove non è più possibile vivere, ma in luoghi, come hanno urlato e continueranno ad urlare durante tutta la mattina dei nostri ragazzi, luoghi di morte, perché appunto ricordiamo che a causa dell'inquinamento appunto ci sono queste appunto malattie come tumori che non lasciano quella che è la nostra città. Ricordiamo appunto che in questo momento si sta tenendo il tavolo tecnico e in MeraWeb è in diretta, noi vi allegheremo nel nostro articolo tutti i video, oltre ai video appunto che stiamo girando. Ovviamente vi chiediamo di firmare la petizione online e vi metteremo appunto il link. Grazie mille a chi lo farà, noi continuiamo qui ad ascoltare i ragazzi e a lottare insieme a loro. Appunto, comunico anche che pressoché tutta l'amministrazione comunale, almeno coloro che sono intervenuti come Presidente del Consiglio e qualche consigliere, si sono tutti mostrati assolutamente contrariati a questo atteggiamento arrogante di imposizione dall'alto e sono tutti favorevoli nel avere un incontro con Enel per decidere tutti insieme cosa vogliamo nel nostro territorio e cosa sia opportuno fare nel nostro futuro come investimento, ma assolutamente nulla che abbia ad oggetto idrocarburi, petrolio, petroliere, perché incompatibili col nostro territorio, con la nostra storia, col nostro mare, col nostro porto. Ragazzi, vabbè, Giuseppe ha detto tutto, io vi ringrazio per essere stati qua di nuovo questa mattina. Qua io sono sempre nella duplice veste qua di rappresentante del Movimento 5 Stelle, perché io sono il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, e di cittadina come facente parte del Comitato Mare Nostrum. Da consigliere comunale il Movimento 5 Stelle ha ribadito il fermo no al progetto, abbiamo abbandonato il tavolo anche noi, perché poco abbiamo da discutere con la Kankashi Petroli SRL, avevamo già ribadito che il nostro no al progetto, Kankashi oggi non è che ci portava frutta e verdura, sempre petrolio ci porta, voglio dire, quindi il progetto non è cambiato rispetto al 5 di agosto. E però era un progetto, abbiamo notato come avevano modificato un po' le slide, perché avevano fatto delle slide un po' più colorate, come se il colore potesse nascondere quello che in realtà nascondono i serbatoi del parco, cioè il petrolio, dico, fondamentalmente. Però siamo contenti veramente che ci sia stato anche detto, ci sia stato detto da Enel che era un progetto sostenibile, cioè, ecocompatibile. Il petrolio è diventato ecocompatibile da un po' di tempo a questa parte. Sì. Detto questo, i dirigenti Enel, noi abbiamo fatto la domanda e devo dire sono un po' in difficoltà, anche perché il contatto con il territorio è mancato, non ci dobbiamo prendere in giro. L'incontro di oggi, così come l'incontro del 5 agosto, quindi a distanza di 2 anni, perché il progetto Futurè, e voi lo sapete perché siete tutti informati, nasce nel 2015. Questa venuta oggi qua a me sembra una grandissima lavata di faccia, e io la faccio a casa mia, me la lavo la mattina, non me la faccio venire alla mia età. Assolutamente partecipe, assolutamente attivo. Quindi vi ringrazio, ragazzi.
Varese per farsi ascoltare. Non abbiamo altre alternative, ragazzi, non ci sono altre alternative, non ci saranno date altre possibilità. Se non vogliamo le petroliere del nostro mare e vogliamo avere il diritto quantomeno di andare di frequentare le nostre spiagge in modo sereno, questo è, dobbiamo combattere e lo faremo fino alla fine. È chiaro che noi non arretreremo mai di un solo passo, questo è bene che lo sappiate. Veramente a tutti, io ora rientro dentro, ma farò dentro adesso, quindi se voi rimanete continueremo a vederci e continueremo a tenerci uniti. Ringrazio soprattutto i rappresentanti di istituto, ma lei che ha la febbre a casa, che comunque ci ha seguito, Salvatore Guida che vedo qua, Enrico Speciale, Giulio Calderone che si è sgolato, dove è Giulio? Continueremo a tenere informati, io sono sempre qua ragazzi, se avete bisogno di parlarmi, dico sono qua. Ciao, grazie! Eccoci qua insieme ad una appunto cittadina termitana che ha vissuto, ci ha raccontato lei che ha vissuto in prima persona il tema appunto del tumore. Ecco, tu sei stata all'interno del nostro, diciamo, del tavolo tecnico che si è svolto appunto stamattina. Intanto una domanda, quella molto importante, di cui anche i ragazzi appunto hanno parlato e che hanno urlato durante i loro cori. La percentuale dei tumori a termini, come siamo combinati? Allora, faccio una premessa, basta collegarsi sul sito dell'assessorato sanità per vedere l'incidenza del tumore sulla nostra zona. Su un primo sondaggio si può capire che Termini ha un'incidenza di tumori abbastanza alta, siamo dietro Palermo e Bagheria, che alquanto dire. Magari ne parla come ne faccio io e c'è gente che invece si fa curare, sta male e magari non ne parla e non dice niente. Ecco, a tal proposito vorrei chiedere una, diciamo, questa cosa che loro vogliono fare, no? Questo cambiamento tra virgolette che vorrebbero apportare in quella che è la nostra centrale Enel, cosa potrebbe portare in un futuro? Ma è sempre l'impatto ambientale, è sempre un inquinamento, sta a vedere che garanzie ci danno. Ecco, la garanzia della salute, che è quella una delle cose più importanti, come abbiamo già detto, garanzia per quanto riguarda quello che è il nostro territorio, per appunto le sue bellezze culturali e naturali, però anche per quanto riguarda la salute, soprattutto la salute. Io veramente ti ringrazio, grazie mille. Prego, e come appunto abbiamo detto anche ai nostri ragazzi, dobbiamo lottare per quella che è la salute dei termitani, ma la salute in generale, e soprattutto qualche cosa per quanto riguarda la prevenzione, quindi controllatevi. Quella non è mai troppa. Sempre. Perché la paura che non ti fa controllare, poi non ti fa fare prevenzione, la paura invece non è così. Bisogna appunto dare un messaggio di prevenzione, che è quello che porterà anche ad avere un po' più forza per affrontare tutto ciò che diciamo arriverà, no? Comunque sia in positivo che in negativo. Certo. Grazie mille. In bocca al lupo per tutti. Ed eccoci qua insieme al consigliere Michele Galioto, ecco, ci può raccontare un po' come sta andando il tavolo tecnico che ancora si sta svolgendo all'interno? Lei è appena uscito. Sì, buongiorno, sono stato al tavolo tecnico dove c'era Enel e dove c'era appunto Cancasci. Io sono uscito prima dell'esposizione del progetto perché non ho condiviso i metodi, ossia quello di portare l'esposizione di un progetto senza prima appunto informare quello che è il territorio, soprattutto per quanto riguarda Enel, perché il comportamento di Enel in questo periodo conflittuale col comune di Termini Merese dopo la presa d'atto del consiglio comunale, dopo la delibera di tutto il consiglio comunale che quasi all'unanimità c'è stato solo un voto contrario, si è espresso contro questo progetto. Secondo me, io sono consigliere comunale di Diventerà Bellissima, secondo me i cittadini e il territorio deve essere consapevole, non c'è solo un solo progetto, bisognerebbe confrontare sicuramente altri progetti, per esempio quello sul fotovoltaico o altri progetti ecocompatibili con l'ambiente e con bassissimo impatto ambientale. Secondo me questo progetto di Enel e di Cancasci va contro quella che è la direzione e lo sviluppo turistico, culturale,
archeologico termale della nostra città. Quindi questa è la posizione del mio movimento politico Diventerà Bellissima, è condivisa dalla stragrande maggioranza del Consiglio Comunale e ritengo anche dalla città di Termini Imerese. Assolutamente, per una città migliore e per una città bellissima. Assolutamente, grazie, mille. Grazie a voi, buon lavoro. Una dichiarazione al comune, già abbiamo chiarito ai vostri capi. No, ma vorremmo una vostra dichiarazione dato quello che avete detto. Possiamo sentire solo chi è contrario al progetto. No, ma ci sembrerebbe giusto anche comunque avere una vostra dichiarazione. Ma per favore, magari una parola, qualcosa, dato che comunque è il nostro territorio. Grazie della giornata. Arrivederci. Che nelle ultime battute siamo riusciti a entrare in questa blindatissima riunione con Kakashi Enel. Abbiamo visto un assessore Fullone accuratamente un intervento accorato e forte a questi Kakashi, questa società che un pochettino ci è sembrata molto ferma sulle proprie posizioni. Allora, innanzitutto noi abbiamo ascoltato tutti coloro che sono voluti intervenire durante questo tavolo, perché questo tavolo è un esempio importante di condivisione, di informazione, di condivisione, e io penso che sia sempre importante ascoltare chiunque, le opinioni di tutti, per formarsi una propria opinione. Quindi intanto partecipare al tavolo era un nostro preciso dovere in qualità di amministratori. Devo dire che dopo aver ascoltato soprattutto l'Enel, che io ritengo oggi potesse anche essere l'unico interlocutore della giornata, ma abbiamo anche ascoltato i tecnici della ditta Kakashi Petroli e gli amministratori delegati della ditta Kakashi Petroli, fratelli Kakashi, che hanno partecipato al tavolo. Dopo aver ascoltato queste idee, secondo me si è delineato un quadro chiaro. Che è questo? L'Enel ha bandito una gara alla quale hanno partecipato diverse aziende con dei progetti relativi alla riqualificazione dei serbatoi dell'Enel e del pontile dell'Enel. Questa gara è stata aggiudicata alla ditta Kakashi Petroli con il progetto che oggi ci hanno fatto vedere. Quindi in un certo senso è vero che la Kakashi Petroli vanta una sorta di diritto di prelazione progettuale su quello che sarà il futuro di questi serbatoi che all'Enel non interessano più. E questo quadro che si è delineato mi ha molto preoccupata, per questo è venuto fuori un intervento che tu hai definito accorata, perché invece insieme al Presidente del Consiglio, dottoressa Anna Morosa, insieme al Sindaco, noi abbiamo chiesto a Enel di fare, se possibile, un passo indietro, quindi di fare un tavolo solo con Enel per capire se invece è possibile fare un passo indietro e valutare anche altri progetti diversi da quello che ci propone la Kakashi per quanto riguarda la riqualificazione dell'area che non interessa più alla centrale. Ma perché noi vogliamo valutare progetti diversi? Non perché siamo contrari all'industria in generale, ma perché vorremmo valutare dei progetti che fossero più compatibili rispetto a questo con la nostra visione di Termini, della città, del territorio, che è sicuramente una visione in chiave di sviluppo turistico, culturale, quindi che vede di buon occhio quelle che sono le industrie e le aziende ecocompatibili, che puntano su tecnologie nuove e che puntano su sistemi di produzione innovativi. Non è che ci sia stato presentato oggi un progetto che non è valido da un punto di vista industriale, ma non è un progetto che noi pensiamo si debba realizzare sul nostro territorio, si vada a fare altrove. E quindi abbiamo chiesto alla fine dell'incontro di poter nuovamente incontrare, questa volta solamente Enel, quindi senza la presenza della ditta Kakashi, per valutare solo con Enel se è possibile tornare indietro e fare un passo indietro su questa scelta. Anche perché ci è sembrato che il progetto non era oggi presentato per la valutazione, ma era presentato per una cosa quasi già fatta. L'idea, devo ammettere che l'idea che viene fuori da questo incontro è che comunque la ditta Kakashi, che opera in un libero mercato e fanno gli imprenditori, questo fanno di mestiere, sta proseguendo per la sua strada, dritta come un treno, quindi per le loro ragioni imprenditoriali, e questa sensazione ci dispiace, ci preoccupa molto. Col benessere di Enel.
Enel, ribadisco, ha fatto una gara e l'ha assegnata alla ditta Kankashi, quindi fra di loro si è instaurato comunque un rapporto di natura almeno precontrattuale, per cui entrambi hanno dei diritti reciproci e doveri reciproci l'uno nei confronti dell'altro. Però noi vorremmo spezzare questo rapporto, questa catena, se è possibile. Grazie. Amoroso, un incontro oggi blindatissimo con una società che ha fatto capire di avere già le carte in regola per poter fare quello che si è prefissato di fare. Bene, un incontro blindato, ma all'interno della stanza, devo dire, dell'aula c'erano tutte le rappresentanze o quasi tutte quelle che possono essere le rappresentanze termitane. Quindi non vorrei che i cittadini non si sentissero rappresentati. C'eravamo lì noi come consiglieri comunali, come presenza proprio del Consiglio Comunale, ma c'erano anche diverse associazioni, sia ambientali, ambientaliste, sia per quel che mi riguarda, per quelle che possono essere gli stakeholders appunto del territorio. Ecco, quello che mi lascia l'amaro in bocca è che questo doveva essere fatto un po' molto prima rispetto a questo momento e a questa giornata qui. Chi progetta lo sa, oggi più che mai si parla di partecipazione, si parla di copartecipazione, si parla di tavoli di concertazione, di tavoli di condivisione, e questo soprattutto per un territorio martoriato come il nostro. Non stiamo qui a dirlo perché potremmo sembrare sempre più pessimisti, invece dobbiamo vedere sicuramente a quello che è bello del nostro territorio, a quello che può essere messo in mostra del nostro territorio. Devo dire che oggi più che mai c'è bisogno di un territorio che ascolti quelli che sono i bisogni, sia a livello sociale, e sarà che io sono della formazione professionale, ma anche non soltanto a livello sociale, ma anche per quel che riguarda un piano regolatore. Io ho portato l'esempio in aula del piano di zona. Un piano di zona è un piano che si fa delle politiche sociali, e questo tavolo deve essere rifatto per quel che riguarda anche la visione che noi dobbiamo avere della città. Quindi va coinvolto il territorio, vanno fatti tavoli di concertazione. Mi dispiace che l'Enel non li abbia fatti prima, che non abbia coinvolto veramente gli stakeholder, i portatori di interesse, gli architetti, gli ingegneri, tutti coloro che sono i tecnici, perché io posso dare un mio messaggio che è politico, un mio indirizzo che è politico, ma sicuramente la parte tecnica deve essere condivisa da altri. Ma questo va fatto prima, per decidere che cosa fare, non già con un progetto calato dall'alto e che mi viene così impiantato. Noi in Consiglio Comunale a settembre, tu eri presente, abbiamo votato su 14 consiglieri presenti, 13 negativamente, sfavorevolmente, e uno soltanto a favore, gli altri due erano assenti. Quindi il Consiglio Comunale che si esprime su un piano regolatore, che si esprime non soltanto sul piano regolatore della città, ma anche su un piano regolatore del porto, e qui lo voglio indicare, ha già dato quello che è il suo pensiero. So che è stato chiesto a Enel, sì, perché rispetto alle altre 22 centrali per questa non ha avviato le consultazioni popolari e amministrative, e così come ha fatto in altri posti. Cosa ha risposto Enel? Enel si è mostrata aperta, devo dire che ha risposto che in altri posti si sono comportati alla stessa maniera di qui, ed è per questo che, interpretando quello che è il pensiero della comunità con cui ci siamo confrontati in queste ore qui in aula, dove si è detto che noi eravamo lì dentro e non dovevamo neanche partecipare, ma sa, il confronto e l'ascolto va dato sicuramente a tutti, anche perché stiamo parlando di problemi della nostra città e del nostro territorio. Abbiamo chiesto proprio un tavolo tecnico all'Enel per confrontarci anche su questo, e per chiedere in quel tavolo, perché il nostro interlocutore non è il signor Kankashi. Noi non abbiamo nulla contro il Kankashi, né contro i suoi stabilimenti, né contro quello che lui fa, che lui faccia sociale, le donazioni, così come ha detto, ben venga, io non ho nulla contro questa ditta, dico, ma il mio interlocutore non è il signor Kankashi, cioè non è la ditta Kankashi, il mio interlocutore è l'Enel, ed è con l'Enel che dobbiamo sederci attorno ad un tavolo e discutere con, ripeto, gli stakeholders del territorio. Ultima cosa, in una battuta si è detto fuori, è uscita questa notizia, che sembrerebbe che la vecchia amministrazione avesse già interlacciato i rapporti con l'Enel e Kankashi. Io mi sono sentita di rispondere perché rappresento anche il passato oltre che il presente, e ho detto bene che una telefonata ad un sindaco che dica che è preoccupato per uno stabilimento che sta per chiudere, e che dica mi raccomando non mi chiudete un altro sito, perché oltre Fiat anche questo sarebbe veramente la fine della città, non è sicuramente un tavolo di partecipazione. È pur vero che comunque magari l'Enel non è stata neanche fortunata, perché ci fu il passaggio con le dimissioni di Burrafato e poi con il commissario, però sicuramente questi tavoli e questi incontri e questa condivisione sicuramente con la città, perché noi parliamo dei cittadini di Termini Imerese, della salute di noi stessi, dei nostri figli e di quelli che verranno dopo,
va condiviso, ma non soltanto per l'Enel, ma chiunque voglia mettere piede a Termini Imerese. Anche perché non c'è nel sito, ma il Consiglio Comunale c'è. Il Consiglio Comunale c'è, ma io non mi ricordo di nessuna proposta, infatti l'ho detto, non è arrivata alcuna proposta scritta, che poi hanno avuto i contatti con il sindaco, io non lo metto in dubbio, stiamo attenti, però sicuramente a me non è arrivata alcuna richiesta e a quei tempi ero consigliere. Oggi nelle vesti di presentatore, di moderatore di una blindatissima riunione, ma allo stesso tempo anche molto calda, nella quale le parti sociali, soprattutto anche i sindaci degli altri comuni, hanno partecipato in maniera vigorosa a questo incontro, mostrandosi negativamente d'accordo con Cancascì. Ma guarda, io ho detto nella mia introduzione, ho detto che le pubbliche amministrazioni e quindi anche l'amministrazione comunale di Termini Imerese parla con le carte. Noi abbiamo il 21 luglio con un provvedimento a firma congiunta mia dell'architetto Rosario Nicchitta, dirigente del terzo settore, abbiamo dato il diniego al frazionamento, il diniego ad Enel del frazionamento dell'impianto. E a questo nostro provvedimento l'Enel ha fatto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, poi abbiamo approvato due mozioni in Consiglio Comunale e anche queste delibere sono state impugnate dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale da Enel. Cancascì, che non è il nostro interlocutore è Enel, ma Cancascì insieme ad Enel, ecco perché abbiamo accolto l'invito, ha chiesto questo incontro, questo tavolo tecnico, ma io ho preteso che questo tavolo tecnico fosse aperto ai sindaci del comprensorio, che questo tavolo tecnico fosse aperto alle realtà sociali della città di Termini Imerese, alle realtà Mare Nostrum, alle Gambiente, quindi ai Verdi, quindi a tutti i consiglieri comunali, a tutti gli assessori, affinché ogni parte interessata potesse dire la propria. Devo dire che sono rimasto un po' dispiaciuto dal comportamento forse eccessivamente irruento del rappresentante di Cancascì, che ricordo, e lo voglio dire anche qui in televisione, uno dei due fratelli Cancascì, Antonio Cancascì, è uscito da casa mia, da casa del comune di Termini Imerese, da casa nostra, alla casa dei Termitani, senza neanche salutare il sindaco. Questo è un fatto grave che non possiamo non tenere conto, perché io credo che anche il bon ton, la buona educazione, il rispetto che io avevo richiamato e che richiamo e che richiamerò sempre, anche invitando i nostri interlocutori che erano particolarmente infervorati, accesi, perché come sappiamo bene Termini Imerese, come abbiamo visto con i provvedimenti di questa amministrazione comunale, non intende, non vuole cedere di un millimetro rispetto a questa scelta di Enel, però credo che il rispetto del prossimo, il rispetto di chi non la pensa come te, il rispetto di chi ha delle posizioni diverse, alternative e comunque giustificate e basate e sostanziali, basate su una volontà di una collettività intera, così come quella dei Termini Imerese e non solo, del comprensorio, abbiamo visto i rappresentanti dei comuni di Sciara, di Cerda, di Campo Felice e Roccella, Termini Imerese e tutto questo comprensorio è stanco di sopportare, è stanco di piangere vittime e di malati di cancro. Sicuramente il progetto Cancascì, come loro ce l'hanno oggi esposto e proposto, non sarà inquinante, ma noi abbiamo un'altra visione di città. È un'altra visione di città e la nostra visione di città deve essere rispettata. E devo dire che in alcuni aspetti, ripeto, non mi riferisco alla Enel con la quale continuiamo ad avere ottimi rapporti e vogliamo intrattenere ottimi rapporti, perché Enel, come ha detto oggi il nostro vicepresidente del Consiglio Gelardi, ha dato e ha ricevuto da questo territorio, ma chi viene a casa nostra deve bussare, deve chiedere permesso e soprattutto deve rispettare le istituzioni, cosa che oggi in parte non è stato fatto. Da questa riunione è sembrato, l'ho chiesto poco fa anche all'assessore Fullone, sembra quasi che i giochi siano fatti per Cancascì, sembra solo una formalità l'affrazionamento, sembra quasi una formalità anche oggi venire qui a illustrare un progetto che già è esecutivo. Il progetto non è, dici bene, l'impressione è proprio quella.
ma il progetto non è affatto esecutivo, tanto che è una risposta precisa a una domanda fatta dall'ingegnere Balsamo, nostro, che amichevolmente è venuto a partecipare al tavolo. L'ingegnere della ditta Cancascia ha detto che ancora parliamo di progetto preliminare, non di, ovviamente definitivo ed esecutivo, ma la sensazione è proprio questa. Però, a parte la volontà della città, a parte la volontà della politica, dell'amministrazione comunale, c'è un ricorso al TAR e quindi dobbiamo rispettare, come sempre facciamo, l'istituzione, la magistratura, che sceglierà e deciderà. È ovvio che qualora il TAR non dovesse darci ragione, leggeremo le motivazioni ed eventualmente ricorreremo all'organo superiore amministrativo. Ma ribadisco, credo che la proposta pervenuta dal Presidente del Consiglio Comunale e anche dalle altre associazioni, quella di richiedere un tavolo tecnico esclusivamente con Enel, perché è Enel il nostro primo punto di riferimento e interlocutore in questa vicenda, che poi è stata ben accolta dal Dottore Terrana di Enel, credo che sia il prossimo passaggio, e quello lo faremo sicuramente nei prossimi giorni. E già ora, al termine di questo lungo e caloroso incontro, perché è stato caloroso, è stato molto acceso, stabiliremo la data dell'incontro con i funzionari, i dirigenti e i tecnici dell'Enel, con i nostri ovviamente, con i nostri tecnici. Uscendo, ultima cosa, uscendo i Cancasci, alla mia domanda perché non hanno voluto le telecamere, perché non informano l'opinione pubblica, hanno detto: abbiamo detto tutto al sindaco, vi racconterà tutto lui. Tutto il Come sindaco. Commentiamo questa battuta? Niente, la battuta, diciamo, si commenta da sola. Io credo che un'impresa che voglia investire nel territorio di Termini Imerese, o comunque voglia investire in un territorio che non è il proprio, credo che debba, come dicevo poco fa, rispettare le istituzioni, rispettare i nostri concittadini, rispettare le associazioni, rispettare il tessuto sociale che è anche l'informazione. E quindi anche l'informazione, secondo me, avrebbe dovuto avere il suo ruolo. Vero è che comunque, in accordo proprio con l'Enel, al fine proprio di evitare ulteriori e inutili polemiche con la ditta Cancasci, abbiamo ritenuto di evitare l'accesso alle telecamere, anche d'accordo con l'autorità di pubblica sicurezza, proprio per evitare ulteriori diciamo polemiche. Col senno di poi sindaco? No, io le decisioni che prendo, diciamo, si può cambiare idea ovviamente, ma non cambia idea così velocemente, quindi sono convinto che abbiamo fatto bene, fermo restando che, ribadisco, la posizione dell'amministrazione comunale della città di Termini Imerese è quella di continuare ovviamente nel ricorso al TAR e soprattutto di continuare a sostenere unitamente a tutte le forze sociali, culturali, politiche di questa città trasversalmente una posizione che vede Termini Imerese sempre come capitale della cultura. Grazie. Grazie a voi.